Buongiorno, abbiamo oggi il secondo seminario del professor Cacciari. È un grande piacere averlo ospite all'istituto. Avremmo voluto averlo in presenza e inviti futuri saranno in presenza, perché appunto l'istituto non può esistere come un luogo, non luogo, puramente virtuale. So che anche lui avrebbe preferito essere a Napoli insieme a noi. Vabbè, non è stato possibile per ora. Diciamo che svolgiamo questo incontro in cui credo che comunque ci sarà modo di discutere, abbiamo in qualche modo per certi aspetti già cominciato. Mi limito a dire che appunto è un grande piacere, un grande onore averlo qui ospite, anche per un legame, mi pare, che con l'Istituto c'è stato importante tempo. L'Istituto è in una fase di, diciamo, rilancio, grazie soprattutto alla presenza dei borsisti di ricerca, presente in loco, diciamo, almeno fino all'anno fa, un anno e mezzo fa, e per tante iniziative importanti come quella di oggi che sono state progettate. E quindi ringraziandolo molto per la sua disponibilità, a superare, il fastidio del mezzo. Ti do la parola, lo ascoltiamo volentieri. Prego. Grazie. Dunque, due parole di connessione, tanto per stare nel linguaggio attuale, di connessione con quanto si è detto ieri, e poi cercheremo di completare il ragionamento anche centrando l'attenzione su quelle tesi di filosofia della storia che mi paiono particolarmente paradigmatiche del problema della discontinuità e della eccezione e di una temporalità storica che contenga al suo interno appunto queste dimensioni, cioè quella della singolarità, dell'evento, della decisione su cui ci siamo soffermati alla fine dell'incontro di ieri. Brevemente, sì, tutti noi ormai da un secolo e più abbiamo in gran dispitto ogni filosofia della storia e crediamo di asciugarcela molto rapidamente, molto semplicemente, senza grande riflessione teorica. Dicendo che appunto non è possibile dedurre da idee di tipo generale, da valori, alcuna norma, alcuna regola, alcuna forma di comprensione del divenire storico. Che lo storico non ha a che fare con una prospettiva di questo genere, che vi è una differenza di principio tra la conoscenza dei fatti e l'affermazione di valori, e che quindi lo storico dovrebbe attenersi a quelli che sono i suoi limiti, i limiti della sua disciplina, se vuole che la sua disciplina assuma un carattere scientifico. E tutti noi siamo ossessionati, no? Ormai da parecchio tempo a questa parte, da questo paradigma dell'esattezza scientifica, poi declinato in vari modi, ma tutti, no? Vogliamo che ciò che facciamo e diciamo abbia il carattere della scienza, scienze sociali, scienze umane, scienze religiose. Ci sono anche i dipartimenti di scienza religiosa, eccetera, eccetera. E su questo sarebbe bello soffermarsi a lungo sul significato di scienza, sul significato classico del termine scienza, su come si è trasformato nel moderno, ma insomma è così. E allora questo povero scienziato storico che deve dare addio definitivo ad ogni filosofia della storia che possa regolarne l'attività,
e deve limitare la propria azione, per così dire, al principio della concatenazione spazio-temporale degli eventi. Deve concatenare eventi. Questo è il suo mestiere, questo è il suo beruf, se vuoi, no? Perché certamente la concatenazione di eventi non è cosa semplice. Prima di tutto deve radicarsi su una conoscenza approfondita, archeologica, di quali sono le cause, l'arché di quell'evento, di quell'altro evento, eccetera, eccetera. Quindi la concatenazione non ha nulla della narrazione. Storia, non dimentichiamoci che originariamente vuol dire proprio narrazione, sostanzialmente narrazione. E poi il termine viene assunto nel senso anche di concatenazione proprio dal nascere della storiografia europea. Però inizialmente nel termine storia risuona ancora il narrare ciò che si è visto. Storia, narrare ciò che si è visto o che qualcuno ha visto e che noi trasmettiamo perché lo riteniamo vero o verosimile, cioè reale o verosimilmente reale. Ma questo principio della concatenazione serve, ha una funzione specifica nel lavoro storico. Io concateno degli eventi per farne un insieme. E questo insieme assume il valore che noi diciamo di epoca, no? Cosa fa lo storico? Concatena eventi e ne fa risultare da questa concatenazione il carattere di un'epoca. Ma questo è un lavoro eminentemente filosofico. Non è quella filosofia della storia che dalle idee presupposte ne trae le forme con cui comprendere un decorso storico, tuttavia è filosofia. Perché questa concatenazione degli eventi che dà una forma agli eventi, quella forma che noi chiamiamo per l'appunto epoca, proprio dal termine greco epoché, come spiegavo ieri, quello è un'operazione eminentemente filosofica. Perché? Ma per tanti motivi, ma vediamo quelli fondamentalissimi. La prima è che io uso un principio fondamentale, proprio in senso kantiano, il principio di causalità. La connessione non avviene così, perché mi sembra che questo si leghi a quell'altro. Avviene usando di un principio davvero, quello sì, scientifico. Principio di causalità. E questo fa problema, ovviamente, perché posso usare un principio che ha avuto il suo senso, che ha trovato il suo significato principalmente nell'ambito propriamente delle scienze della natura, in questo campo che è quello, come dicevamo, dei pragmata, dei fatti. Ricerchiamo, vediamo, ma non possiamo non essere che determina, che costruisce l'epoca. In termini ancora più radicali, ma su una prospettiva completamente diversa rispetto a quella propriamente teoretico-filosofica, Kierkegaard, non c'è nessun rapporto possibile tra finito e infinito, tra individuale e universale. Da questa critica dello storicismo emerge il problema di una temporalità storica che contiene al suo interno l'elemento della discontinuità. Cioè non è più dato per presupposto quello che era stato dato sempre per presupposto, cioè una continuità, e non importa assolutamente, ragioniamo in modo teoretico, cioè non importa assolutamente che questa continuità avvenga in una figura ciclica o secondo una prospettiva lineare, perché sempre continuità è
E discontinuità comporta, avvertiamo questo, discontinuità comporta non soltanto salti, rotture, cioè l'evento quindi che appare nella sua singolarità in quanto non riesco più a riportarlo davvero a un suo presupposto, cioè non mi funziona più questo nesso di causalità che molto ingenuamente si riteneva adottabile in campo di indagine storica. Ma un'altra cosa, può funzionare anche la simultaneità. Sottolineo questo perché lo ritroveremo a discutere. La discontinuità comporta anche la simultaneità, perché laddove c'è salto e non funziona più il nesso causale, ecco che un evento può essere simultaneo e un altro. Il salto può anche essere un salto all'indietro. Il tempo non ha più rigorosamente, rigidamente la freccia da seguire. In questa prospettiva la freccia del tempo entra in diventa problematica, entra in discussione. Aperta parentesi, esattamente come entra in discussione anche nel campo delle scienze fisiche, chiusa parentesi. Ma entra in discussione, ma è logico che sia così. Perché laddove appunto non c'è il salto determina l'impossibilità di praticare in modo, diciamo, dogmatico le categorie di continuità e di causalità, ecco che questo evento può apparirmi, se non altro apparirmi, simultaneo a uno del passato, ma anche di più, come anticipazione di una destinazione verso cui mi getto, mi progetto. Quindi davvero ogni momento tende, del divenire storico, tende a diventare in qualche modo un istante che tiene in sé simultaneamente un passato e un avvenire. Dove sia il passato cessa di essere il passato, non è presente, e il futuro cessa di essere il futuro, non è presente. Perché queste entrambe le dimensioni sono nell'istante, però non potrebbero essere nel tempo continuo e nella connessione e nella concatenazione causale, perché in quella il presente è condizionato da un passato che è passato e progetta un futuro che rimane futuro, non lo anticipa. Quindi il tema della simultaneità, molto delicato, molto bello, no? Che viene affrontato, può essere affrontato in questa sede, anche confrontandolo con teorie scientifiche contemporanee, no? In particolare quella che afferma il carattere probabilistico, statistico della stessa freccia del tempo. No? Grande personaggio della grande crisi dei fondamenti tra 800 e 900, che dovrebbe essere studiato da filosofi altrettanto che da fisici. Cioè Boltzmann, il grande Boltzmann. Tutta l'interpretazione relativistica dei principi fondamentali della termodinamica ha molto a che fare con il nostro tema, perché riguarda il tempo, riguarda la nostra concezione del tempo. E come si fa a riflettere filosoficamente sulla storia senza tirare in ballo la discussione sull'idea del tempo? Quindi ecco i passaggi. Critica della filosofia della storia, cioè di una visione presupposta filosofica sul divenire storico. Limite della ragione storica, concatenazione, eccetera. Limite di questa ragione storica. Problema fondamentale che emerge nell'epoca della crisi dei fondamenti, e cioè il tema del rapporto tra individuale e universale, tra finito e infinito. Il tema della discontinuità, con alle spalle tutta questa
prepotente dibattito appunto sulle stesse nostre idee fondamentali dello spazio, del tempo, eccetera, eccetera. Conseguenza, non possiamo venerare la storia. Perché? Perché non è un qualcosa che ci venga consegnato, appunto, che una conoscenza approfondita, appunto, del passato, eccetera, ci possa consegnare. No, non dobbiamo venerarla. Lo dice Diltay, non lo dice soltanto Nietzsche, lo dice Diltay. Nietzsche cosa aggiunge? Che se la venerassimo, se la rispettassimo in modo dogmatico, se la nostra idea non viene scetticamente filtrata attraverso tutto il dispositivo critico che ho cercato di mostrarvi, noi non avremmo più l'energia di farla. E qui vorrei veramente sottolineare, no, come incredibilmente si incontrino a questo livello, in quest'epoca, una filosofia della prassi. Non dobbiamo interpretare il mondo, dobbiamo trasformarlo, no? E elementi fondamentali anche del pensiero negativo nietzschiano. La prassi, una analogia molto profonda. Che però ci consegna, ecco, adesso cerchiamo di procedere, ci consegna in una situazione di questo tipo. Detto tutto ciò, svolto criticamente in questo modo il discorso, noi diciamo nello stesso tempo che cosa? Marx, Nietzsche, diciamo nello stesso tempo Simmel, Weber, diciamo nello stesso tempo che siamo storici comunque, che il nostro esserci è storico da capo a piedi. Noi abbiamo articolato, sviluppato e approfondito tutte le possibili aporie riguardanti sia una filosofia della storia, sia uno storicismo ingenuo, sia uno storicismo consapevole, ma alla fine cosa diciamo? Diciamo che siamo degli animali storici, che siamo determinati in tutto e per tutto storicamente. Tutti questi autori lo dicono, fuorché appunto quella corrente fondamentale del pensiero contemporaneo che critica, che nasce criticando la fenomenologia e la logica dell'idealismo e di Hegel in particolare, non secondo una prospettiva storicistica comunque, quella che abbiamo visto, ma secondo una prospettiva di carattere essenzialmente religioso, teologico-religioso. Che rifiuta proprio questo in blocco. No, non siamo storici determinati dalla storia da capo ai piedi. Lo potrà essere la nostra conoscenza, i nostri saperi potranno essere storici da capo ai piedi, ma non l'essenza del nostro esserci. E quindi risiamo in qualche modo alla domanda riguardante in che cosa consista a questo punto la nostra conoscenza storica. E l'immenso merito, a mio avviso, filosofico nell'aver posto questo problema per primo, e a lui dobbiamo tornare. E non soltanto perché siamo a Napoli, è proprio Giambattista Vico. Io credo che l'attualità di questo autore di giorno in giorno si affermi in modo sempre più straordinario, perché sembrerebbe quasi che a rileggerlo, se lo rileggiamo dopo questa introduzione,
Sembrerebbe davvero che lui abbia attraversato questo spazio critico. Attraversato questo spazio critico per riporsi la questione: com'è che siamo storici da capo a piedi? Com'è che possiamo comprendere il passato? Comprenderlo, il passato. E proprio comprenderlo nel senso che ho detto, non come un passato consummatum est, perché in Vico appunto non c'è il consummatum est. Non c'è il consummatum est. C'è l'archè, archeologia, ma l'archè nel senso classico. Quell'inizio, quell'origine che guida, che governa, che è principio. Com'è che possiamo comprendere il passato? Perché è fatto dall'uomo. Ma cosa vuol dire che è fatto dall'uomo? È fatto dall'uomo, è fatto dalla mente umana, ma la mente umana non è il passato. La nostra mente che fa la storia non è il passato, è questa mente qui. La mente che ha fatto la storia è questa mente qui, tale e quale. Tale e quale. Modifiche infinitesime, come sanno gli scienziati. Nulle, se noi prendiamo la storia come storia da quando possiamo appunto, per quanto possiamo vedere appunto, per quel cono di luce dentro cui la possiamo vedere. E allora questa è la grande idea. La grande idea è che essendo la storia fatta dall'uomo, cioè dalla mente umana, conoscendo la mente dell'uomo, è possibile comprendere lo svolgimento dei suoi fatti, perché la mente è rimasta quella, è quella. E quindi una metafisica della mente, e soltanto una metafisica della mente, ci rende possibile comprendere la storia. Ma comprendere la storia non significherà mai sussumerla nel concetto. Quindi anche in Vico non esiste una filosofia della storia nel senso che abbiamo, da cui inizialmente siamo partiti per criticarla. Non c'è un concetto. Non ci sarà mai una scienza della storia comparabile alla scienza della natura. La nuova scienza dovrà procedere appunto filologicamente, archeologicamente, facendosi strada, no? Nella selva attraverso la luce di che cosa? Ma la luce di quegli elementi della mente umana che sono quelli dell'uomo agente storico. Facendo luce metafisica della mente sulla mente umana, noi facciamo luce su quella cosa che ha fatto la storia e continuerà a farla fin tanto che vi sarà uomo. Perché l'uomo continuerà a fare storia, perché la sua mente funziona, ma è tutto riportato alla mente, all'attualità della mente, all'attualità della mente. Al presente della mente. E quindi se non c'è metafisica della mente non ci sarà neanche storia. Se non c'è metafisica non ci sarà neanche scienza storica. Uno storico che non è anche metafisico non sarà uno storico. E secondo me questo vale anche per la scienza in generale. Basta intendersi sul termine metafisica e allora si capisce che senza metafisica non c'è neanche scienza. E che forse non erano tanto lontani dal vero i nostri Platone e Aristotele. Nel coordinare dunque i fatti passati,
riteniamo di poterli coordinare appunto perché le forme della nostra mente sono tali da poterli coordinare. La nostra mente li ha compiuti, quei fatti, la nostra mente, quella che di cui attualmente disponiamo, li ha compiuti, e la nostra mente, appunto, non solo dispone di quei mezzi, di quelle funzioni che permettono il lavoro di coordinamento, eccetera, qualunque esso sia, ma anche di un'altra cosa fondamentale che è già in vico, ma che poi noi ritroviamo pari pari sviluppata dal miglior Dilthey e poi anche dallo stesso Heidegger. E cioè nella nostra mente, noi ritroviamo nella nostra mente, e gli scienziati oggi confermerebbero questo, i neurologi oggi confermerebbero questo, nella nostra mente noi troviamo quelle forme, non soltanto forme kantiane, forme dell'intelletto o forme della ragione, ma quelle forme che permettono di consentire con i fatti del, virgolette, passato che andiamo indagando. Perché questo è fondamentale nello storico, no? Lo storico consente, entra in quella dimensione, la sua mente, anche quando non è cosciente di quella metafisica della mente, la sua mente è fatta in modo tale da consentirgli di consentire con quei fatti e anche con la stessa singolarità di quei fatti o di quei personaggi che va studiando. Cioè la nostra mente è einfühlende in qualche modo, consenziente con il passato. Perché? Ma perché la mia mente, che ha fatto e continua a fare la storia, è quella mente lì, niente di diverso. E la mia mente è consenziente. L'elemento del Einfühlung cessa di avere alcuna accezione così vagamente sentimentale per assumerne una ontologica. La mia mente consente. La mia mente è un Mitsein. È un essere insieme. Per questo posso conoscere il passato, perché la mia mente, dico metafisica della mente, la mia mente è un essere insieme. Il mio ego non è più l'ego isolato nel suo cogito, ma l'ego nel linguaggio, e nel linguaggio, nel parlare, qualunque sia il linguaggio, vi è il Mitsein, e esiste il Mitsein, perché appunto il linguaggio non è mai il linguaggio dell'ego. È il linguaggio che affonda nel passato e testimonia appunto di una unità trascendentale della mente. Una specie di dinus poieticos del genere, della specie. E quindi questi sono i presupposti, questa metafisica della mente è il presupposto di ogni conoscenza del passato, il termine ormai dovrebbe suonare in tutta la sua problematicità, e questo determina l'esserci come storico nella sua essenza. Questo, la forma della nostra mente, è storica nella sua essenza. E perciò Heidegger, il sapere intorno alla storia
determina l'intera concezione del mondo e dell'uomo. Non possiamo essere con il passato perché siamo con l'impulso al passato, parlava Simmel, non è che un aspetto del nostro stesso essere colloquio, e qui citava Hölderlin, no? Colloquio siamo. Se è così, se l'esserci, cioè, è Mitsein e non ego cogito, e il passato viene coinvolto necessariamente, insomma, è sempre presente, è nell'ausia, fa parte della sostanza del nostro esserci. Quindi per presentarsi il nostro esserci si presenta, quello che dicevo prima, nel suo presente presenta anche il suo essere passato, fino all'immemorabile. Presenta il suo essere passato non semplicemente come tutto conosciuto, ma conosciuto e trattino immemorabile, perché il fondo del passato non è determinabile. C'è uno scienziato che dice, no? Teoricamente noi potremo con una cellula del nostro organismo risalire appunto all'origine della vita. In teoria questo è possibile, ma questa determinazione dell'immemorabile, questa determinazione concettuale, questa comprensione concettuale dell'immemorabile non è data. Tuttavia noi dobbiamo presupporla, perché così è, perché il nostro esserci è Mitsein, e nel presentarsi, nell'esistere del nostro esserci, esiste tutto il suo passato, fino all'immemorabile e indeterminabile. L'uomo storico quindi assume tutta questa ampiezza, l'idea dell'uomo storico, l'idea del Dasein, dell'esserci storico, assume tutta questa complessità. È una infinita rete di condizionatezze. Un'infinita rete di reciproche condizionatezze. E l'immagine di nuovo potrebbe veramente essere quella del nostro cervello. Del nostro cervello. Noi siamo, il nostro presente è in questo complesso di reti, dove ogni fibra è relativa alle altre e funziona in rapporto alle altre, sono indisgiungibili l'une le altre. E in ogni atto sono in qualche misura tutte presenti. Mitsein vuol dire anche simpatia, questo non dimentichiamocelo, non facciamo troppa filosofia. Mitsein vuol dire anche simpatia, vuol dire anche vissuto. I grandi storici lo sanno, Diltai lo sottolinea, senza pathos, simpatia, senza pathos per quell'evento, per quel singolo, per quell'epoca, non vi è storia, non vi è storia. E non vi è neanche vita spirituale. Non vi è neanche una vita spirituale all'interno di una comunità, all'interno di un insieme, se l'ego è l'ego sistemato all'interno del cogito e non diventa simpatia e non si riconosce come Mitsein, diventando di conseguenza anche simpatetikos. La storia deve mettere capo alla costituzione di vissuti universali. Questo è il discorso di Diltai, vissuti universali, non semplicemente l'universale, ma vissuti universali. E Kierkegaard avrebbe obiettato Diltai se l'avesse conosciuto.
Ma non vedi che vissuto universale è una contraddizione in termini? Non vedi che l'universale si oppone al vissuto del singolo in quanto singolo? Il tema della singolarità dell'evento, però è importante questo elemento, il vissuto. Senza questa metafisica della mente, vichianamente, metafisica della mente, che ci fa intendere tutto quello che abbiamo visto, ci fa intendere appunto che la mente è un essere con, e funziona con, e funziona in un insieme, e funziona in una rete di condizionatezze reciproche, non ci sarebbe possibilità di lavoro storico, perché lo storico è in simpatia col suo oggetto, deve essere in simpatia col suo oggetto. Questo non ha nulla a che fare con facili psicologie. Non ha nulla a che fare con facili psicologie. Anche Burckhardt l'ha detto, no? Che lo storico deve far sentire l'uomo che soffre, che aspira, che agisce, che decide. Cosa significa tutto ciò, al di là dell'espressione apparentemente letteraria? Significa quello che diceva Vico. Significa che la mente sente la mente. Che noi entriamo in rapporto con quel passato perché entriamo in rapporto con la mente che ha compiuto quel gesto. Che ha compiuto quell'evento. La mente sente la mente, per parafrasare Hegel. No, lo spirito sente lo spirito. Senza metafisica della mente, cosa vuoi capire del passato? E se non puoi capire il passato, sentendo che non entri in questa Einfühlung o simpatia con lui, che non ha niente di sentimentale, perché si regge sulla struttura addirittura biologica del tuo esserci. Ma a questo punto ci si potrebbe chiedere, forse con qualche ragione, questi nessi, questa complessità, alla fine non ci pone di fronte ad una storia in cui alla fine tutto è destino. Perché qui, appunto, sembra che sia inesorabile giungere ad una conclusione che in qualche modo contraddice quello su cui ci eravamo soffermati anche ieri, no? Il problema di quell'evento, di quella discontinuità che sembrava invece portarci ad esaltare il momento, nel momento della decisione, il momento di una libertà dalla rete di condizionatezze che ora sembrerebbe apparirci. Insomma, dobbiamo pure affrontare il problema del rapporto tra quella che diciamo storia e quello che chiamiamo destino. Possiamo, se regge il discorso appena fatto, in cui vediamo che il presente concatena in sé tutto il passato e lo fa esistere in una forma tale che noi non riusciamo, di cui noi non riusciamo a rendere ragione fino in fondo, perché il fondo è insondabile. E tuttavia riconosciamo, metafisica della mente di nuovo, no? Riconosciamo questo legame con il passato, con le menti che hanno fatto il passato e che vivono nella mia. Questo non ci porta a considerare
che l'uomo, che noi non possiamo fare se non ciò che ci è stato destinato. Non ci porta a questa considerazione. Eh sì, non possiamo uscirne. Però potremmo dire, ma anche ciò che costituisce la rottura, ciò che costituisce la discontinuità, può far parte di questo ordine, può essere concepita all'interno di questo ordine. Perché no? Il passato che consideriamo e che ci condiziona e che esiste nel nostro presente e che il nostro presente manifesta e che quindi è presente e che non ha nulla a che vedere con consummatum est, con negazioni assolute, con negativi assoluti, bene, è fatto di discontinuità e di rotture, perché no? Noi compatiamo e consentiamo col passato anche da questo punto di vista. È il nostro passato anche da questo punto di vista. Ciò che ci è destinato non potrebbe essere anche costituito dalla rottura dell'ordine precedente? Possiamo benissimo dirci destinati anche a rompere l'ordine precedente. Perché così è avvenuto, così la mente ha operato. Cioè nel comprendere la condizionatezza del nostro esserci storico, perché siamo storici da capo a piedi e, se volete, poi ne parliamo, ma un'altra è la prospettiva, Kierkegaard, Barth, non è la prospettiva heideggeriana. Qui ci fa una confusione atroce, secondo me, quando si pasticcia Heidegger con questa tradizione. Il Kierkegaard di Heidegger non c'entra assolutamente nulla con Kierkegaard. Se volete poi ne parliamo. Comunque, in questa prospettiva, dove assumiamo il nostro esserci storico, questo esserci storico, una volta assunto, naturalmente dobbiamo comprenderlo in tutta la sua condizionatezza, determinatezza e finitezza, ma questo comporta forse di escludere quell'ordine dell'evento, della singolarità, dell'individualità, dell'evento, della singolarità di cui abbiamo parlato. Perché no? Per dirla con Nietzsche, non c'è nessun fatalismo turco nell'idea di destino. Nessuno. L'indagine storica presenta certamente regolarità, norme dell'agire. La metafisica della mente presenta appunto le forme fondamentali in cui la nostra mente consente, partecipa, simpatizza, eccetera, eccetera. Ma tutto questo contesto in cui il nostro agire, il nostro esserci storico si svolge, non mette assolutamente in discussione il fatto dichiaratamente che siamo noi a fare la storia. Non lo mette assolutamente in discussione. L'uomo fa la sua storia. E questo è Vico. L'uomo fa la sua storia, ma non sa che storia sta facendo. Non sa che storia sta facendo. Fa la sua storia. E facendo la sua storia si progetta, nel senso che dicevo prima. Il progetto è un progettarsi. E
l'avvenire è pure nelle tenebre. Perché se io do a questo progettarmi un senso prevedente, faccio filosofia della storia. Inevitabilmente. Ma faccio la storia. La faccio. Non so che storia faccio. Che storia sto facendo. Questo è il limite. Questo qui è l'idea di destino. Non niente di fatalistico alla turca, Nietzsche. Io sono destinato a fare, la mia mente è destinata a fare, la mia mente è nel contesto che abbiamo descritto, Mitzvah. La mia mente fa esistere tutte le condizionatezze che mi legano al passato e nello stesso tempo fa esistere l'imprevedibilità del mio avvenire. Ma in tutto questo sono io che agisco. Sono io che mi progetto. E continuo a farlo, anche se non posso sapere che storia sto facendo. Il mio agire non si dispone, cioè secondo alcun schema che mi permetta di prevedere il suo esito. Ma destino non significa assolutamente mai la fissazione di leggi su cui io possa costruire lo sviluppo di una civiltà. No, Spengler. Spengler non c'entra nulla con questo discorso. C'entrano Musil, c'entra Wittgenstein con questo discorso, non Spengler. La storia non serve a tracciare oroscopi sul futuro della civiltà. E Toynbee che lo dice, criticando appunto Spengler. Nessun determinismo meccanicistico. Tutto conforme alla fine a una vecchia scienza della natura, no? Io conosco e comprendo la determinatezza e la finitezza del mio esserci come Mitzrayim. Io in questa condizionatezza e finitezza la mia mente fa la storia, ma la mia mente, facendo la storia, non sa la storia che fa. Qui si combina veramente il senso drammatico anche del, a mio avviso, del ricorso, no? Del ricorso wittgiano, il paradigma del ricorso, dove appunto ogni determinismo scompare, perché non c'è via nulla di semplicemente meccanico, ciclico, no? Il ricorso non è ripetizione. La barbarie a venire è nuova, non è la ripetizione della vecchia. Quindi siamo destinati, ma il destino, la nostra destinazione, alla nostra destinazione andiamo noi. Ci va la nostra mente agendo. La nostra mente che non è ego cogito, ma è Mitzrayim. Si esce da tutto ciò? Ecco, l'ho fatta già lunga. Sarebbe stato forse bisogno di un altro seminario, ma cerco di dare semplicemente un'indicazione di massima su come il discorso potrebbe svolgersi a questo punto. A questo punto il discorso potrebbe svolgersi ponendo
E qui di nuovo tornerebbe fuori anche un certo rapporto con Kierkegaard, visto che gli autori che andrebbero affrontati in questo contesto sono tutti autori che hanno grandi debiti nei confronti del danese. Lukács, Bloch, Benjamin. A questo punto il discorso potrebbe essere svolto in questi termini, cioè se ne esce da questa situazione, il nostro essere storici dalla testa ai piedi è superabile in una direzione che non sia quella semplicemente religiosa. E quel tema della singolarità e dell'evento e della decisione comporta, può comportare un collegamento ad una dimensione propriamente religiosa che non sia in contraddizione, come in Kierkegaard, con una idea di destinazione storica, cioè immanente. Questo, a mio avviso, sono i grandi temi che vengono agitati da quella generazione lì, di cui Benjamin stesso fa parte, generazione appunto che ascolta varie lezioni, certamente la lezione nicciana e tutto il contraddittorio nesso in Nietzsche tra disincanto storico e anelito a una a un Dio avvenire, insomma, a un superamento di questa condizionatezza storica del nostro esserci. Non vi è dubbio che vi è questo impulso, no? Vi è questo furor in Nietzsche che si sviluppa in quella direzione. Furor continuamente contraddetto, no? Dall'imposizione di limiti che derivano poi anche da tutta la sua background sostanzialmente illuministico poi. E giovani che ascoltano Weber, che vanno a casa sua e ne ascoltano e ne apprezzano il disincanto che risuona palese in certe pagine beniaminiane di quegli anni, degli anni cioè giovanili di Nietzsche, palesi. Quando Nietzsche nel famoso frammento teologico-politico, che ha tonalità così vicine al Bloch di Geist der Utopie, dice, e su questo adesso ci soffermeremo, l'ordine del profano non può essere costruito sul pensiero del regno, qui è in termini romantico-giovanili, esattamente il pensiero di Weber, esattamente il pensiero di Weber nelle famose conferenze sul lavoro scientifico, il lavoro intellettuale, il lavoro politico. L'ordine del profano, l'ordine storico-politico non ha nulla a che fare con il pensiero del regno, con il pensiero della redenzione, con il pensiero della Erlesung. Nulla a che fare. Il regno è ende, il regno è la fine, non è ziel. Non è scopo, cioè il regno eccede ogni Zweck Rationalität, per dirla sempre con Weber, no?
è la trasposizione in un linguaggio giovanile romantico delle idee fondamentali dell'etica weberiana. La razionalità allo scopo non ha nulla a che fare con il regno. Nessun ordine politico, razionale, mondano redime. Quindi, giovani che volete rompere la continuità dell'ordine storico, eccetera, questa vostra idea di rottura e di evento non è forse quella che non è tutta forse informata all'idea che nell'agire politico vi può essere ende? Non è forse tutta informata un'idea teleologica dell'agire politico? Dovete riconoscerlo e dovete riconoscere invece che il nostro agire è destinato, tutto il discorso che ho fatto prima, è destinato. Certo che facciamo la storia, ma se voi ritenete che questo fare la storia possa compiersi in un fine, nel regno, voi fate filosofia della storia e produrrete disastri. Disincanto weberiano, la lezione degli studenti di Monaco, cose che si leggono ancora adesso con qualche brivido forse, no? Se si ha orecchio per il mondo. Benjamin fa sue queste idee weberiane, parrebbe, nel famoso frammento e poi anche nell'introduzione all'Angelus Novus. E ripeto, siamo all'interno di una dimensione, prendiamo lui come esempio, siamo all'interno di una dimensione che in una forma o nell'altra comprende in sé tutta la giovane intelligenza tedesca dei primi del Novecento, alla vigilia della catastrofe. Però Benjamin, in questo frammento, appunto, non si limita al disincanto weberiano che pone quella decisione tra ordine profano e regno. Dice che tuttavia, sussiste tra l'idea del regno, cioè il messianico, e l'ordine profano, sussiste un rapporto, sussiste una relazione, una analogia, ma la pone in un modo sommamente problematico, enigmatico, diciamo così, proprio come fosse un enigma ce la pone, no? Dice, la freccia su cui procede la dynamis storica, l'energia della storia, è altra rispetto a quella dell'intensità messianica. Sono due direzioni dunque assolutamente distinte, due rette parallele sembrerebbe, ma tuttavia, come una forza, Kraft dice, procedente per la strada, per la sua strada, può, è capace, Fermag, può, è capace, di secondare, di favorire, di accelerare, befördern, un'altra diretta in senso opposto, così anche l'ordine profano può favorire, secondare, accelerare, può, befördern, l'avvento del regno messianico. Mistero, enigma, cioè una forza che procede per la sua strada è in grado di favorire, accelerare, secondare un'altra forza che è diretta in senso opposto. Cioè, diciamo, si vorrebbe dire che la forza che procede per la strada dell'ordine profano può, o viceversa, una forza che procede per
attraverso intensità messianica può favorire quella diretta in senso opposto. Come? Perché? Cosa significa? Io credo che sia l'idea nicciana, delle amicizie stellari quasi, no? L'intensità messianica, che cosa, quale idea l'anima? È l'idea della felicità. L'idea della felicità è l'anima. Ogni filosofia veramente mistica è animata da questa idea, no? L'idea della felicità anima, l'intensità messianica. E l'ordine profano non deve anch'esso in qualche modo volgersi all'essere felice, all'eudaimonia? Ma l'eudaimonia possiamo pure porla in analogia all'essere felice, no? Possiamo, sentiamo. Quindi sono due strade, addirittura due forze che procedono non per strade diverse, ma qua è detto addirittura in senso opposto. Perché la Zweckrationalität weberiana si svolge sicuramente in senso opposto rispetto all'amore, direbbe Weber, no? All'amore cristiano, diceva Weber. E tuttavia in questa opposizione forse si possono paradossalmente approssimare per opposizione. Nella loro opposizione si possono approssimare. Io credo che sia una straordinaria idea. Cioè quando questi due ordini sono tenuti nella loro purezza e nella loro contraddittorietà, cioè nella loro contrarietà, opposizione, la loro pura contrarietà, allora si possono intendere, possono dar vita ad una stellare amicizia. Quando si pasticciano tra di loro, ecco, questo aveva un grande odio anche Weber, no? Il pasticcio tra le due dimensioni, l'orrido pasticcio tra le due dimensioni, che deturpa il nostro esserci storico. Ma laddove il nostro esserci storico tiene ferma la differenza tra regno, ende e zile, Zweckrationalität, li tiene ferma nella sua purezza, può forse giungere ad approssimarle per paradosso. Un'analogia paradossale in cui si possono approssimare, un'approssimazione che non dà mai sintesi, che non dà mai accordo dialettico. Nella loro purezza. È un grande testo questo giovanile di Benjamin. Io non so, discutiamone, non abbiamo più il tempo di farlo, ma io credo che poi le molto più famose tesi di filosofia della storia, che sono l'ultima opera, l'ultimo saggio, l'ultimo scritto di Benjamin, e quindi decenni dopo questo frammento che viene letto a Adorno molti anni dopo, a differenza di questo frammento dove proprio la paradossalità ne fa la forza, l'impossibilità di questa idea di una prossimità che non si compie mai ne fa la forza. Nelle tesi, invece, sembra che il problema tra ordine messianico, a me pare che il problema del rapporto tra ordine messianico e rottura rivoluzionaria, perché di questo stiamo parlando, no? Di quell'evento, di quella singolarità, di quella discontinuità, si dia per troppo facilmente per risolto. Certo, in una forma di grande, che ha grande fascino, che ha avuto grande peso anche questa impostazione in tanti studi, in tanto pensiero della seconda metà del Novecento, non
non solo in Italia, in tutta Europa. Ma mi pare che sia molto meno intensa la soluzione che Benjamin dà al problema nelle famosissime tesi, dove si dice che cosa? Che l'alleanza tra la dimensione messianica e la dimensione politica, la dimensione politica è detto come materialismo storico, dialettica storica, quella è nominata per nome e cognome nelle tesi, e il messianismo è un'alleanza strana, ma è un'alleanza che si dà, che si deve dare, che si può dare, e il grande peccato dello storicismo socialdemocratico, del cantismo storicistico socialdemocratico, è appunto quello di non averla compresa, di non averla adottata, di non averla vista questa alleanza, no? Questa alleanza. E questo ha determinato la sconfitta del materialismo storico e della dialettica storica. Perché? Perché appunto la socialdemocrazia, cioè la forza fondamentale, ha abdicato di fronte alla visione storicistico-progressista della storia, che non ammetteva la discontinuità. Ha fatto della classe operaia, da soggetto rivoluzionario, l'ha fatta fattore dello sviluppo, del progresso. E non ha visto questa alleanza altissimamente problematica nel frammento giovanile, e qui invece quasi presentata come progetto politico. Certo, un'alleanza strana in cui appunto l'ordine politico, l'ordine profano, perché materialismo storico, dialettica storica in quanto tale sono ordine profano, hanno in sé, ricordate la famosa immagine, ottengono in sé, hanno l'astuzia di tenere in sé, il teologico, l'idea del fine, il messianismo, lo tengono in sé come loro alleato essenziale, dentro di sé. Non lo lasciano scorgere, ma lo tengono in sé, lo hanno in sé. E soltanto grazie ad averlo in sé possono vincere. Cioè, se non prendono a servizio la teologia, materialismo storico, dialettica storica, non potranno mai vincere. È un'intesa, una geheime Verabredung, un colloquio, un dialogo che deve essere tenuto segreto in qualche modo. E il termine geheim, eccetera, ritorna spessissimo nelle tesi, come sapete. Deve essere tenuto segreto, ma questa idea di Erlesung, Rosenzweig, questa idea di Erlesung, se non sta nascosta al cuore del materialismo, dentro il sistema profano del materialismo storico, della dialettica storica, non permetterà la rottura. Non permetterà la rottura. Naturalmente in queste tesi ritorna quello che abbiamo detto, certamente, cioè il passato non è il passato. Anzi, è straordinaria, forse la pagina più bella delle tesi, quella in cui si sottolinea appunto come il progressismo etico kantiano socialdemocratico abbia impedito di comprendere come l'evento che rompe, l'evento di discontinuità non sia concepibile se non in quanto operato, agito a nome del passato. Non c'è data nessuna forza messianica, per quanto debole, e senza forza messianica il materialismo storico non potrà vincere, non c'è data nessuna forza messianica, per quanto debole, se non riusciamo a strappare il passato, dal suo significato conformistico, dalla trasmissione che ne fa un patrimonio culturale, un bottino,
di Beute, no? un bottino nel corteo dei vincitori. Quindi questa sottolineatura dell'importanza di una memoria nostra propria del passato per determinare l'evento di discontinuità, questo è formidabile nelle tesi. E tuttavia nelle tesi il problema fondamentale, appunto, si risolve in termini pragmatici quasi. Badate, movimento operaio, si diceva una volta, badate forze rivoluzionarie, cioè quelle che avete a che fare. Se vi pensate, non potete non avere a che fare con il problema dell'eccezione, della singolarità, della decisione, dovete pensarlo questo problema. Ebbene, questo problema è pensato nei termini appunto di un accordo segreto, di un accordo non dichiarato tra ordine profano e teologico, tra ordine politico e messianismo. E quindi non è risolto. Non è risolto nel concetto in alcun modo. Per quanto straordinarie possano essere le pagine appunto in cui emerge questa immagine del passato, no? Che guizza via, che balena e che io devo afferrare, fare mio, cioè presentare ora nel mio presente, se voglio appunto rompere, quindi nessun futurismo che se la prende col passato in generale, esattamente l'opposto, una memoria, cioè devo... Ma questo problema del rapporto tra ordine politico ed Erlesung, no? rimane per aria, non rimane in alcun modo teoricamente risolto. Ma può esserlo questo problema? È risolto il problema, risolto tra virgolette, il problema che vede la storia e l'esserci storico nella complessità di tutti i momenti che abbiamo ricordato. Rimane il problema appunto che se nel divenire storico il termine fondamentale per comprenderlo, per conoscerlo, è quello dell'evento, della discontinuità, della singolarità, è chiaro che nell'agire in questo senso, per usare le parole di Benemy, io devo sparare all'orologio. Devo sparare all'orologio che segna la continuità, la durata, che è lo strumento con il quale misuro la durata e non posso che misurare la durata. Tutto ciò è del tutto determinabile. Cioè può diventare concetto tutto ciò. Ciò che non può diventare concetto che cos'è? E che questo elemento di discontinuità, di rottura, abbia qualcosa a che fare con l'ende. Questa rottura, questa discontinuità si colloca nello spazio appunto dell'esserci storico e nello spazio e nella finitezza e completezza e complessità dell'esserci storico non c'è alcuna redenzione. E qui capriola. E si torna al grande Burckhardt. Non c'è nessuna redenzione. Le sofferenze, i dolori, le tragedie che lo storico analizza sono irredimibili. Sono irredimibili. Benjamin cosa dice? No. La discontinuità determinata dal materialismo storico che ha dentro di sé nascosta la teologia il messianico apre al regno. Se non altro, apre alla possibilità del regno. Stern der Lesung. Apre alla possibilità del regno. No, Burckhardt. No. Nemmeno questo possibile ti è concesso di affermare. Perché tra l'ordine profano, comunque tu lo mascheri, e l'idea di redenzione e l'idea di ende, non vi è alcun ponte. Non si getta alcun ponte sull'abisso.
e qui disincanto burocratiano, disincanto sull'esserci storico kierkegaardiano, in qualche modo paradossalmente di nuovo si potrebbero combinare. Queste sono le strane simultaneità a cui dà vita una riflessione anche sul nostro pensiero, sulle tradizioni del nostro pensiero, non semplicemente dominata appunto dal tempo degli orologi, che tutto tende sempre inesorabilmente a sistemare a passo dell'oca, un passo dietro l'altro. E invece se ragioniamo sui concetti e sui problemi, ecco che scattano le più strane analogie e le più strane simultaneità. Spero di aver dato un po' un'idea dello sviluppo del ragionamento, anche se queste ultime parti le ho affrontate con troppa fretta. Grazie. Grazie al professor Caccer. Senz'altro, più che un'indicazione, diciamo, è stato un percorso genealogico, diciamo, che attraverso, riprendendo alcuni spunti metodologici di ieri e mettendo insieme, diciamo così, lo storicismo, la critica alla filosofia della storia, ma anche la compresenza, la coimplicazione, diciamo così, di filosofia della storia e antifilosofia della storia attraverso il passaggio di alcuni autori, Lico, Zimmer, Kierkegaard, e poi giunto alla grande questione inaugurata già con Weber, diciamo così, in qualche modo dal rapporto tra disincanto e da studioso di Schmitt, radicologia e teologia politica, con questa parte finale su Benjamin, qui credo che sia anche possibile tornare anche nelle domande, nelle questioni. Invito i nostri... Scusatemi un secondo che prendo un bicchiere d'acqua. Sì, prego, prego. Io intanto invito i nostri partecipanti a prenotarsi per interventi, domande. Non sono mancate, appunto, anzi credo che ci siano, potremmo stare ore. Ecco, il primo, certo, il primo è Bruno Moroncini, senz'altro. Abbiamo un primo intervento di Bruno Moroncini. Bruno, la parola a te. Grazie. Allora, faccio da sponda, così ti permetto di continuare su Benjamin un altro po'. Intanto volevo far notare una cosa divertente, che Adorno, come sai, poiché gli viene letto molto tardi, negli anni 30, pensa che il frammento sia stato scritto in quel momento. Ovviamente è chiaro che il frammento invece è molto più antico, è del 21. Questo però, questo equivoco in cui cade Adorno, è divertente perché può far pensare che il frammento è simultaneo temporalmente alle tesi. È vero che tu hai messo in evidenza, dal tuo punto di vista, una differenza e una distanza fra il frammento e le tesi, però appunto questo errore di Adorno può essere usato a nostro vantaggio, a dire che i due punti temporali sono simultanei da qualche parte. Comunque è chiaro che in mezzo c'è l'adesione, chiamiamola così, insomma, al materialismo storico, e c'è anche una riflessione in qualche misura sul problema dell'organizzazione politica che gli viene da Lenin, da quello che ha capito della rivoluzione d'ottobre, per cui questo spiega alcuni aspetti che sono tipici delle tesi e che non si ritrovano ovviamente nel frammento, che è tutta un'altra dimensione. Allora, io volevo dire due cose sul frammento, in modo da darti una possibilità di chiarificazione ulteriore. C'è una cosa che a me colpisce molto, ha sempre colpito, ed è il fatto che Benjamin distingue fra l'ordine del messianico, cioè una concatenazione che ha appunto il suo fine, che è il regno, e un ordine profano, che invece ha tutt'altra
diciamo, finalità, però poi aggiunge un terzo termine, che poi è quello che dovrebbe trovare il punto di fusione, diciamo, di incrocio strano e misterioso, come tu hai detto, ed è il Messia. Cioè, una cosa è il messianico, una cosa è il Messia in quel frammento. Allora, senza voler sovraccaricare, perché poi l'interpretazione è complicata, visto che poi appunto è sempre un frammento su cui Benjamin e poi ha lasciato lì, però c'è quest'idea, se poi non c'è un dispositivo che si potrebbe chiamare soggettivo, fra molte virgolette, che è operativo rispetto al rapporto fra i due ordini. C'è un elemento in più che probabilmente sta anche nelle tesi, perché poi alla fine ci vuole un elemento della soggettività rivoluzionaria, politica, come diavolo la si vuole vedere, che in qualche modo intervenga su questi ordini e permetta quegli slittamenti o accelerazioni o simultaneità che non è detto che si diano di per sé. Sono latenti e se non c'è qualcuno o qualcosa, un'istanza che li fa emergere, probabilmente non si vedono, cioè alla fine, come dice, la verità ci scapperà, perché non è vero affatto che la verità sta sempre lì e noi la becchiamo sempre. L'altra cosa è che c'è questo tema finale, ovviamente anche questo molto complicato, secondo il quale una delle possibilità per pensare che l'ordine profano aiuti e favorisca, nonostante la sua radicale differenza e anche opposizione rispetto al messianico, sta nel fatto che, come dire, lo scopo proprio, che è la felicità, come tu hai detto, però questa felicità si compie nel tramonto. Cioè è come se l'ordine profano andasse proprio nella ricerca della felicità verso il proprio tramonto. E forse è questa la chiave per poter pensare che l'ordine profano favorisca in modo indiretto l'ordine messianico. E anche perché è vero che non c'è indicato né qua né nelle tesi, e dove nelle tesi, vabbè, con questa immagine dell'automa è solo evocata la teologia, ma c'è secondo me un importante frammento del passaggio in Berg dove viene detto che la teologia implica la possibilità, e questo che interessa a Benjamin, che il passato non sia quel consumatum est che hai detto tu, ma che si possa leggere come incompiuto. Cioè il passato è qualche cosa che può essere ulteriormente compiuto, che ha un suo futuro, che non è il nostro futuro, è il suo, che noi dobbiamo trovare il modo di riattivare, e che come la teologia rende, a differenza di una conoscenza storica che appunto concatena secondo ordini di successione, perlomeno, se non di causalità, non solo a quello di rendere il passato incompiuto, ma anche di renderlo compiuto per un altro aspetto. Cioè, diciamolo banalmente, il passato sfruttamento di classe lo si può chiudere, e invece il passato che coincide con la sconfitta dei rivoluzionari di una volta o con il fatto che non hanno realizzato il loro desiderio, quello può essere reso incompiuto, ripreso e rilanciato da un'altra parte. Ecco, questi mi sembravano due punti che mi sembra siano legati al discorso che hai fatto. Professore Cacciari, preferisce rispondere immediatamente? No, sì, sì, se no, brevissimamente, cioè non mi ritrovo in quello che hai detto. Sì, è vero, c'è il Messia, ma insomma, diciamo, vabbè, qui andremo a disquisizioni più o meno filologico-terminologiche. L'idea fondamentale è quella, ed è un'idea questo a me interessa, insomma, che regge con grande fatica, perché rimane l'affermazione weberiana, insomma, che travolge tutta questa costruzione. Questa costruzione ha il grande valore, la grande virtù di confrontarsi. Questo è la cosa per la quale simpatizzo,
cioè, l'ardore di questo giovane, che dobbiamo dimenticarci mai, insomma, che parliamo di ventenni. L'ardore di questo giovane, di questi giovani, di dire no, adesso sfido il disincanto weberiano. Sfido il disincanto weberiano, sfido la costruzione razionalistico-progressista della grande socialdemocrazia, il suo storicismo kantiano, kantismo storicistico che dir si voglia. Li sfido recuperando questa dimensione, e hanno ragione da questo punto di vista, perché hanno ragione. Perché senza quel cuore messianico, senza quel Deus adveniens, chiamalo Messia, senza quel soggetto che si carica però di tutto questo significato teologico, come fai rivoluzione? Come vuoi fare la rivoluzione? No, come vuoi farla? E Weber dall'altra parte gli dice e non stare a farla la rivoluzione, smetti di sperare di fare la rivoluzione, credi a me, smettila. Combinerai disastri, porterai alla peggiore destra del mondo. Se non siamo in Mitsein, se il nostro Dasein non è un essere con questa epoca e questa gente, cosa vogliamo comprenderne? E poi il tema del tramonto, giustissimo quello che hai detto, il tema del tramonto è un tema fondamentale. Cosa dice? L'ordine politico, così io lo interpreto, l'ordine politico può approssimarsi all'idea del regno tramontando. Se l'ordine politico lavora per il suo tramonto, così si approssima all'idea del regno. Il tramonto in questo senso positivo, il tramonto del politico, il tramonto dell'ordine politico avvicina il regno. E quindi se il politico invece lavora per durare, per insistere, per persistere nella durata, ecco che è l'antimessianico per eccellenza. Questo è il discorso, giustissimo, anche perfettamente d'accordo con me. Certo, il passato non è passato perché è in se stesso incompiuto. Perché è compiuto? I contadini sono stati massacrati, punto. No, la mente dei contadini vive nella mente mia. La mente dei contadini vive nella mente mia. Nel mio agire rivoluzionario oggi vive, esiste la mente dei contadini. La comune è stata sconfitta, ma la comune risorge nella mia mente. Nella soggettività rivoluzionaria oggi tutte le sconfitte non sono sconfitte, sono incompiute. E sta a me compierle. Per compiere, per muovermi in questa direzione, ecco l'esigenza di questa Verabredung, di questa intesa. Ma ha ragione, non è possibile senza intesa, non è possibile, diciamocelo, non è possibile senza questa intesa. Se non c'è questa intesa, o se ormai ci siamo disincantati sulla possibilità di questa intesa, basta parlare di evento, di singolarità, di rottura. Non c'è nessuna rottura. Ci sono le trasformazioni del sistema. E noi ragioniamo ormai così. Siamo le trasformazioni del sistema. Ormai, diciamocela con imbattuta per sorridere di tragedie. Siamo tutti riformisti, Bruno. Siamo tutti diventati riformisti, mettiamocela via. E dopodiché, appunto, cosa vuol dire? Che quello che diceva Benjamin, sono superati, sono morti, sono scemenze che lasciamo dire agli altri. Ma certamente la nostra simpatia, il nostro Mitsein con queste esperienze, ormai lo collochiamo in una dimensione che è una dimensione, come dire, storica, per l'appunto. Storica. È una dimensione storica. Collochiamo queste esperienze, nel senso proprio più hegeliano del termine, all'interno di una dimensione in cui le
comprendiamo nelle loro connessioni, nelle loro concatenazioni, nel loro significato, e poi in quanto appunto nulla è consummatum est, nulla può dirsi e può decretarsi consummatum est, questo è logico, nulla può decretarsi consummatum est, vedremo, agiamo, facciamo la storia, ma non possiamo assolutamente dire che storia facciamo. Se posso, vi aggancio a queste cose che diceva Cacciari, con due piccole questioni. Ma per fare le riforme, no? Perché, diciamo così, perché ci sia l'energia delle riforme, nel Novecento a un certo punto c'è stata, indubbiamente, non è che occorre una grande fede messianica. Cioè non è che è stato possibile perché c'è stata prima una teologia politica inconsapevole, forse, ma che comunque, bene o male, così si è presentata. Per Mitra leggeva abbastanza così il bolscevismo. E dall'altro lato, vede un nesso tra la violenza divina e la teologia messianica, cioè, perché mi verrebbe da dire questo, ascoltando tutta la sua analisi e anche questo richiamo continuo a Weber, che si sente da un lato adesivo e dall'altro un po' un tentativo di sottrarsi, no, al disincanto, mi verrebbe da dire l'unica teologia politica possibile è quella catecontica. In fondo Benjamin cerca di sottrarsi ad essa. E la teologia politica catecontica è ovviamente la violenza mitica, cioè quella del diritto, quella che cattura dentro di sé il diritto. Allora ero curioso di sapere da Cacciari se condivide questa idea, cioè che l'unica teologia politica possibile o realista sia quella catecontica. E se però sia, siccome ho letto proprio nel suo libro, a un certo punto dice questo ultimo, insomma, questo sul lavoro dello spirito, che in qualche modo comunque ci vuole un politico, la necessità di un politico immanente al sistema, no? Ma è una conferma, cioè vuol dire che la teologia politica è inestinguibile, cosa che io credo, o è un'altra cosa? Teologia politica è inestinguibile dal punto di vista catecontico. Sì, in questo senso. Perché comunque l'istanza di contenere e di frenare è un'istanza di contenere e frenare che cosa? Cioè, facciamo un discorso logico. Il politico contiene e frena rispetto a che cosa? Cioè io contengo e freno perché temo qualcosa o perché ritengo che qualcosa che va raggiunto frenando e contenendo delle altre cose, delle altre energie. Cioè l'idea del contenimento, il nomos, contiene. Perché tu nomos contieni? Perché? Qual è il fine del tuo contenimento? Cioè, quindi c'è un presupposto inindagato di teologia politica in ogni potenza catecontica. In Paolo risulta chiaro, come ho cercato di spiegare anche in un libretto, no? In Paolo risulta chiaro qual è la funzione di questo potere catecontico. Ma qui noi parliamo di poteri catecontici senza spiegare assolutamente qual è il fine di questo catechein, di questo tenere. Tieni perché? Cosa temi? Temi il Messia? Temi Satana? Cosa temi? Perché non lasci andare le cose? Perché non le lasci andare? Qual è il senso della legge? Cioè, noi non ci interroghiamo più in alcun modo su questo, ma il fatto che non ce ne interroghiamo non è che cambi la natura essenzialmente teologica dell'idea del catecon. Quindi vi è una teologia politica, sì, ritengo, essenzialmente catecontica. Ma dal punto di vista di un Benjamin, questo trucco viene smascherato? E se parliamo di teologia politica, politico,
ordine profano. Se il tuo ordine profano è essenzialmente catecontico, poi il tuo ordine politico farà meno di discutere con me su un orizzonte teologico? Allora, come lei ha detto giustamente, certo, Benjamin si oppone a una teologia politica catecontica, una teologia politica messianica. È del tutto lecito. È del tutto lecito. Solo che appunto a questo punto subentra che cosa? Che il politico subentra di nuovo, sì, naturalmente io torno sempre lì, perché come si fa a non tornare sempre lì? Insomma, sono sempre più convinto che sia davvero un incredibile gigante. No? E si torna a Weber, per forza, perché a questo punto dice, sì, ma bada che l'ordine catecontico, posso anche essere d'accordo, figurati se non sono d'accordo io, ti direbbe Weber, no? Che ho passato la vita a studiare sociologia delle religioni, la forma del discorso religioso, eccetera, eccetera. Certo, che scoperte fai? Non l'ho scritto io, l'etica protestante e il capitalismo, no? Quindi so benissimo l'importanza di queste idee teologiche nella costituzione del politico, nella costituzione. Bene, ma l'ordine, la teologia politica del catecontico, il catecon, come sviluppa la sua azione? Presupposto teologico, certamente, ma come configura la propria azione? Sulla base di zile, sulla base di scopi. La razionalità del catecon è una razionalità allo scopo, è una razionalità perfettamente politica. E invece tu no, perché tu la rottura della continuità storica è in funzione ed è in assoluto e logico rapporto con la fine, non con lo scopo. Perché se tu perseguissi degli scopi non hai nessun problema, non hai nessuna necessità di concepire la discontinuità nel decorso storico. Nessuna necessità. Tu concepisci la storia sub specie, discontinuità, simultaneità, che come abbiamo visto sono assolutamente complementari. Perché? Ma perché vuoi realizzare un ordine messianico. E neanche un ordine messianico, la fine. E quindi qui sta la tua contraddizione, è una contraddizione inesorabile da cui non si può uscire. La teologia politica catecontica è una teologia politica del tutto compatibile con la zwecke Rationalität. L'intensität messianica, la messianische Intensität, non ha nulla a che spartire con la zwecke Rationalität, perché è tutta informata dall'idea della fine. Grazie. Allora abbiamo una serie di altre domande, anzi diverse. La prima è Marco Ivaldo. Sì, si sente? Sì. Sì. Volevo fare due domande. La prima sulla metafisica della mente. Cioè, mi pare che questo concetto costituisca, venga a offrire il punto di unità tra due aspetti che ieri, nella lezione di ieri mi parevano, diciamo così, non mediati, cioè il momento della decisione, il momento del coordinamento e il momento della decisione. Una sola mente, diciamo così, è quella che coordina e decide. Diciamo, così potremmo dire ancora, è una stessa mente, una e molteplice, che esercita la razionalità secondo lo scopo e la razionalità rispetto al valore, per esempio. Avremmo qui, dunque, domando, un punto di partenza trascendentale necessario, non condizionato neocantianamente, e cioè non possiamo uscire da questo circolo della ragione, per cui è una sola mente che si pone e si diversifica. In questo senso parliamo di metafisica della mente, non di fisica della mente o di psicologia, appunto perché ci vedo dentro questa, diciamo così, riesco a pensare questo discorso della metafisica della mente oggi soltanto concependola come una filosofia di tipo trascendentale, non neocantiano. Seconda domanda, l'altra domanda è sulla destinazione.
mi chiedevo se non ci potrebbe essere anche un altro modo di esprimere das Ende, cioè la destinazione, ora come Bestimmung, cioè esiste, diciamo così, il progettare esiste in relazione a una Bestimmung. Una Bestimmung è che ad un tempo determina e apre, cioè determinata e determinabile, insomma è l'apertura di uno spazio, è l'apertura di uno spazio. Noi, diciamo così, la destinazione e l'aprirsi e l'interagire in uno spazio tra esseri liberi sotto legge morale, direbbe Kant nella sua idea del regno. Ecco, così chiedevo se in questo discorso forse si potrebbe rendere fruttuoso questo termine carico di storia che è Bestimmung. Certo, è la metafisica della mente, cioè significa proprio letteralmente metafisica della mente. Cioè, la mente c'è un aspetto che riguarda ta fisica, dovremmo saperlo ormai. La mente c'è un aspetto, la mente può essere indagata come qualsiasi cosa fisica, ta fisica. Ma per quanto tu indaghi la mente all'interno della physis, come componente, elemento, fattore della physis, vi è qualcosa, coscienza, che obbliga ad una metafisica della mente. E tu fai storia e la tua mente è quel soggetto che fa la storia proprio perché vi è una metafisica della mente, proprio perché la mente non è riducibile a ta fisica. E come si esplica questa metafisica della mente? Attraverso quali forme? Sì, forme trascendentali, comprendendo il passato, in una forma o nell'altra, nella forma della coordinazione, nella forma storicistica, nella forma della discontinuità. Sono diverse le forme. Non sono due o tre le forme, sono diverse le forme. Sono molteplici le forme con le quali la mente, ma la mente metafisicamente concepita, fa la storia. È la mente metafisicamente concepita l'attore della storia, che fa la storia. E questo si lega assolutamente all'altra. La mente è metafisicamente concepita, è concepibile, deve essere metafisicamente concepita, anche da un punto di vista scientifico, ripeto. Se vogliamo appunto combattere ogni tendenza riduttivistica che poi non porta da nessuna parte, neppure scientificamente, la mente metafisicamente concepita si determina, certo, si determina. Si determina, agisce, nessun fatalismo turco, si determina, agisce, ma è nello stesso tempo anche destinata nel suo determinarsi. Il determinarsi della mente non è una libertà assoluta, il determinarsi della mente è destinato. È destinato. Il determinarsi della mente è destinato e si determina come? Si può determinare in tanti modi, ma è sempre una determinazione. Si può determinare nel senso della Zwecke Rationalität, si può determinare nel senso di Das Ende, si può determinare nel senso dell'intensità messianica, dell'ordine profano, di questo, di quest'altro, ma si determina, certo, Bestimmung. Certo che va ripreso quel termine. Ma attenzione, la Bestimmung è sempre determinata, è sempre destinata. Non so. E la Bestimmung è sempre un progettarsi, come dicevo ieri. Il progetto della Bestimmung è un progettarsi, un gettarsi avanti. Dove? Dove non sai. Dove non sai. Dove nulla ti è dato di prevedibile. Oppure dici sì, mi è dato di prevedibile che non sia appunto il Messia, il regno, che certamente comportando la presenza del Messia, come diceva prima Bruno, non è prevedibile. Ogni istante può essere quello della discontinuità, lo dice Benjamin, ogni istante non è prevedibile. E non lo dice mica solo Benjamin, no? Verrà come un ladro di notte, il Messia. Ecco, allora c'è la determinazione può essere la determinazione rivolta alla Zwecke Rationalität o la determinazione o la Bestimmung che si rivolge ad Ascende o la Bestimmung determinata dall'intensità messianica. In entrambi i casi sarà una Bestimmung destinata,
Dunque, abbiamo una e altre domande. Dopo Marco Evalto abbiamo Otello Palmini. Sì, grazie. Mi si sente? Sì. Ok, ringrazio ovviamente per la lezione e in parte la mia domanda riprende proprio la risposta a quest'ultima domanda, nel senso che di come questa metafisica della mente è destinata, perché mi è interessato molto appunto la ripresa di Vico e anche un passaggio in cui il professore appunto ha detto forse è destinata anche alla rottura. Anche la rottura, cioè anche la decisione, può essere ripresa all'interno di questa destinazione in qualche modo. E mi chiedevo un po' anche sulle... come dire, sulla scia di quest'ultima discussione che c'è stata sulla domanda, se questa destinazione alla rottura non può essere data da una tensione, diciamo, che c'è da una parte da, come dire, la continuità, no? Anche biologica di quella mente di cui si è parlato, ma effettivamente se la mente non è solo fisica, ma è anche metafisica, questa continuità entra in contrapposizione, entra in contrasto con il modo in cui la mente esplica un mondo, un'epoca in qualche modo. E questo, diciamo, può essere inteso come linguaggio, nel senso ovviamente forte di modo attraverso cui si articola una determinata epoca. E quindi pensavo, non potrebbe essere questa, come dire, questo contrasto tra permanenza della mente e impossibilità però di tornare indietro, perché appunto c'è un'intraducibilità tra i linguaggi a forzare per forza il destino in termini di rottura. Non so se sono stato mediamente chiaro, grazie. Penso di non aver capito molti passaggi. Cioè, io ho detto che appunto nulla vieta di pensare il nostro essere, e lo dicevo prima con Marco Ivaldo, no? Che riprendeva appunto questa idea di Bestimmung, certo, posso accoglierla sicuramente nel contesto di quello che ho detto, questa idea fondamentale, no? Cioè, certo, ci determiniamo ad agire, ma siamo destinati a determinarci ad agire. Ma nello stesso tempo si apre di fronte a noi, appunto, nel modo più radicale, anche se dobbiamo andare proprio ai poli della decisione che si può aprire tra di noi, no? Cioè quella di una razionalità allo scopo che può configurarsi nei termini in cui dice Benjamin, criticandola, no? Quella forma di razionalità che lui addebita alla socialdemocrazia, no? E indicandone anche i presupposti filosofici, un certo kantismo, un certo storicismo, eccetera, eccetera, oppure quella appunto dell'intensità messianica per indicare i due poli. Ma queste determinazioni non escludono la destinazione. Quando diciamo destinazione, quando diciamo che noi ci destiniamo, ci progettiamo, pensiamo all'identità di termini, no? Noi ci destiniamo, abbiamo una destinazione, cerchiamo la nostra destinazione, ma questo termine è in sé anche l'idea di destino. Destino, propriamente destino, come in spagnolo, destino è l'indirizzo. Qual è il tuo destino? Dove stai andando? E lo possiamo chiamare destino. Io posso chiamare destino laddove sto andando. Quindi nessun fatalismo turco, ripeto, ma nello stesso tempo appunto la forza, il peso di questa presenza nella mia mente del passato, nella mia mente che agisce, nella mia mente metafisica del passato. Questo non so se ho, perché non ho capito bene la sua domanda, non so se questo che ho detto l'aiuta a chiarire qualcosa oppure no. Sì, grazie. Adesso abbiamo una domanda di Massimiliano Vescovi. Sì, salve, io ringrazio chiaramente il professor Cacciari e
Avevo due punti veloci. Il primo era, stavo tentando un attimo di riflettere anche sulla discussione di ieri, ecco, mi chiedevo se il professore pensava, come dire, il campo problematico della continuità, quindi continuità come ogni tentativo di sintesi o di accordo tra singolare e universale, quindi se esiste una relazione appunto tra questa cosa della continuità e la sintesi tra universale e singolare, quindi questa è la prima cosa. La seconda era, dato che si parlava di Adorno, io stavo tentando di recente di leggere La dialettica dell'illuminismo, ecco, e più la leggo e più io rimango sempre con questa domanda di che cosa Adorno e anche Horkheimer cercano di fare, dove vogliono arrivare, ecco. E quando il professor Cacciari parlava di Benjamin, delle tesi, di questa intesa tra dialettica storica e materialismo storico e dall'altra parte l'ordine messianico, non so, ho avuto una sorta di risonanza, come dire che forse in qualche modo Adorno anche magari in maniera, in maniera surrettizia, però stia tentando di andare in quella parte, però non so se sia una risonanza banale o se magari è qualcosa che possa avere un senso. Ecco. Grazie. Siamo in qualche modo costretti, no, quando facciamo storia, credo che risultasse evidente da quanto ho cercato di dire, insomma, quando facciamo storia noi non possiamo fare a meno di sussumere il particolare nell'universale. No? Lo storico fa epoca e lì hai questa sussunzione, nel quale l'individuale viene necessariamente a trasformarsi, a subire un mutamento di forma. E non è più riconoscibile quasi, no? A me viene sempre in mente quando affronto queste, quando mi capita di riflettere su queste cose, grandi romanzi che fanno comprendere questo problema filosofico forse più di tanti discorsi. Questo perdersi del particolare nell'universale e nello stesso tempo insieme dell'universale nel particolare, no? Perché a volte non riconosci più l'universale nel particolare. Questa combinazione può avvenire dialetticamente, vi può essere un'armonizzazione dialettica tra queste due dimensioni, oppure in qualche modo dobbiamo accettare questo smacco, per cui da un lato continuamente ci sforziamo di sussumere il particolare nell'universale e ogni volta naufraghiamo nel tentativo. Eppure dobbiamo, è impossibile diversamente. Quando affronto un evento, un'epoca, un personaggio, questo faccio. E poi alla fine di questo tentativo vedo, ma non ce l'ho fatta. Non sono riuscito a vedere davvero l'universale nel particolare. Pure so che è nel particolare che vive il buon Dio o il demonio. E dovrei cercare di farlo vedere, ma ci riesco, ci sono riuscito. E questo credo che sia il dramma dello storico di razza, di quello che davvero cerca di, inevitabilmente, di trovare un accordo tra le due dimensioni. Il filosofo può chiedersi se questo accordo sia in generale possibile. Allora qui di nuovo, bisognerebbe ridiscutere da Hegel in poi e fino alla dialettica negativa di Adorno, che appunto, come lei sa, esclude la possibilità, dice appunto che ogni tentativo di conciliare queste due dimensioni è falso, è l'errore. È l'errore.
ogni tentativo appunto di sussunzione, ogni istanza di sussunzione del particolare nell'universale. Errore. Ed è precisamente quello che avviene politicamente nel senso più alto del termine, no? Il Gestell, il sistema in cui a forza il particolare viene ridotto a funzione dell'insieme, del tutto. E la logica, l'intensità messianica beniaminiana è quella energia che in quel rapporto così problematico e forse contraddittorio con l'ordine profano tenta appunto di far saltare per aria il tutto. Saltare per aria il tutto, in cui ogni finalità Zweck, fini particolari, determinati scopi si combinano nel tenere insieme l'intero e nel farlo durare. L'intensità messianica è quell'energia che dovrebbe far saltare fuori dai cardini questo sistema. Detto questo, vi è un rapporto davvero con Benjamin? No? Con Adorno? No? Perché Adorno cosa ha fatto? Adorno sostanzialmente ha totalmente o frainteso o messo tra parentesi o negato l'aspetto propriamente teologico messianico di Benjamin. E quindi il discorso suo è un discorso di critica dell'Aufklärung, nel senso che lui dà il termine, eccetera, dell'insieme, del Gestell tecnico, economico, eccetera, e che si dispone in un orizzonte assolutamente profano e ancora di più ovviamente in Horkheimer. Quindi secondo me Adorno non ha niente a che fare con Benjamin, ma so che questa tesi è del tutto personale, per carità, non voglio neanche azzardarmi di discuterla filologicamente, sarei smentito mille volte. Dunque, però ha un problema con la teologia in fondo Adorno, quindi si può, non sono così convinto, certo, forse dal punto di vista. Ha un problema con la teologia in fondo Adorno, io non sono così convinto che sia facile smentirlo. Allora, qui abbiamo domande tante, ora io non so dove riusciamo ad arrivare, anche perché rischiamo di abusare della pazienza del professor Cacciari. Cioè, comunque, diciamo, il prossimo è Francesco Bellucci. Vero? Buonasera, sì, buonasera. Buonasera professore, innanzitutto grazie anche per questa seconda giornata. Io riprendo la suggestione che ci ha dato su Vico, sulla metafisica della mente, faccio una domanda rapida. Lei ha detto che questa metafisica della mente si può determinare anche nella Zweckrationalität, nella razionalizzazione di cui ci ha parlato Weber. La domanda è, che cosa ha fatto sì, secondo lei, che questa forma assumesse un destino, avesse un destino planetario, pur partendo all'origine come una caratteristica peculiare dell'Occidente, come una scelta di valore dell'Occidente, come ci dice Weber, e che futuro vede in questo destino planetario? Non la costringo, spero di non costringere a fare una filosofia della storia su questo. Grazie. Bisognerebbe parlare della filosofia del presente. No, non certo sì, filosofia sì. Della storia, ma filosofia del... guardi, funziona. Non saprei come risponderle in breve, sa. Possiamo impegnarci a un altro seminario di filosofia del presente, ma sostanzialmente funziona. La Zweckrationalität funziona, semplifica. Ed è quella forma di razionalità che indubitabilmente presiede al progetto scientifico.
ed essendo il lavoro scientifico, il lavoro che anima della storia europea che diventa planetaria nel giro di questo secolo, tende inevitabilmente ad informare di sé o ad assumere il valore di paradigma per tutte le altre forme del fare. Perché la Zweckrationalität è esattamente quella forma di razionalità che presiede al lavoro scientifico, allo scientiam facere, allo scientiam facere, che va ben distinta dalla teoria classica, scientiam facere, che è diventato il sapere assoluto, che è diventato quel sapere al di là del quale non riusciamo a concepirne altri. È diventato il sapere assoluto. Il sapere assoluto di Hegel era scienza, era scienza. Era il sistema delle scienze, delle scienze. Io ricordo sempre agli studenti, prima di tutto, prima cosa, guardate che gli Hegel, i Fichte, dicevano sistema della scienza e aggiungevano basta col nome di filosofia, col nome di amante. Noi non siamo amanti, noi sappiamo. Soltanto che loro non ritenevano che il sapere specifico delle scienze, nel senso che noi diamo al termine, fosse il sapere assoluto. Il sapere assoluto era il sapere del sistema in cui il sapere scientifico, il sapere delle scienze della natura, ivi compreso il nostro cervello, la nostra mente, il sapere della natura, si combinava con ragione pratica, ragione estetica, politica, si combinava. E il sapere assoluto era il sistema di queste scienze. Ora la potenza che ha fatto sì che il sapere propriamente scientifico diventasse sapere planetario, sapere, cioè quel sapere retto dalla Zweckrationalität, mentre nel sistema dell'idealismo, che voleva essere scienza, ma in quel sistema vi stava anche quelle forme del fare, pensare, agire, che non erano e non potevano essere determinate dalla Zweckrationalität, dimensione etica, pratica, dimensione estetica, artistica, dimensione politica, cioè finalità di valore. La grande pretesa dell'idealismo, che poi viene di fatto demolita, decostruita nel corso dell'ultimo secolo, secolo e mezzo di pensiero europeo, di pensiero planetario, era questo il sistema. E da questa crisi è emerso in modo sempre più evidente, già nel corso dell'Ottocento, è emerso sempre più evidente come paradigma fondamentale quella dimensione dei sistemi del grande idealismo che riguardava la forma di razionalità determinata dalla Zweckrationalität. Weber si rende conto di quale colossale trasformazione di senso comporti questo rispetto ai grandi modelli dell'idealismo, Hegel, ma soprattutto direi ancora di più Fichte. Si rende conto, ma dice, è destino, perché in quel grande sistema la potenza fondamentale che doveva emergere sussumendo in sé ogni altra istanza era quella del sapere scientifico, di quell'aspetto del sapere scientifico che è dominato dalla Zweckrationalität. La concentrazione su questo aspetto, su questa forma del fare, perché pensare è fare, no? Su questa forma, la concentrazione di tutta l'energia su questa forma del fare ha determinato l'immensa potenza, l'immenso successo, perché saremmo vivremo su Marte a non riconoscere l'immensa potenza e l'immenso successo, che ha travolto ogni catecon.
travolto per sempre? Non lo credo, non lo credo. Non lo credo affatto. Perché? Perché la mente, metafisica della mente, è quella. E ci avvisa che la nostra mente ha a che fare, continua ad avere a che fare con rotture, simultaneità, continua ad avere a che fare con l'idea del fine, continua a potersi determinare in quella direzione. E nessun decreto, potrà decidere la fine, nel senso della morte di queste dimensioni, perché la nostra mente è quella. È quella. È quella infinito nesso, complessità, rapporti, relazioni che rendono sempre possibile la determinazione, la Bestimmung in un senso diverso o magari addirittura contraddittorio rispetto alla Zwecker Rationalität. Detto questo, dobbiamo sapere che qualunque cosa accada sarà destinata dalla situazione in cui ci troviamo, cioè dalla situazione in cui domina quel sapere scientifico informato dalla Zwecker Rationalität. E quindi se non partiamo da questo destino non capiamo niente. Se pensiamo di poter continuare a fare i filosofi come questa situazione non fosse un destino che ci destina, non capiremo niente. Sì, faremo accademia, faremo storia della filosofia, faremo erudizione, ma non facciamo filosofia del presente. Grazie, professore. Ultima domanda? Sì, va bene. L'ultima domanda è di, direi, per recuperarla, di Marco Sechi. Mi dispiace per gli altri, ce n'erano molti altri, ma effettivamente bisogna programmare. Se vogliono mandarmi mail, io posso provare a rispondere. Voi avete la mia mail, potete darla ai borsisti, naturalmente, a quelli che sono ai borsisti potete tranquillamente darla. Certo. L'inconveniente di queste cose è anche questo, che nei seminari che si tengono in presenza poi si prende un caffè e si continua a ragionare un po'. Certo, è uno dei più grandi. Mentre così dopo un po' uno non ce la fa più a parlare. No, giusto, giusto. Chiudiamo con questa, anzi. Buonasera, ringrazio il professor Cacciari per la lezione. Se ho capito, vorrei focalizzare sulla conoscenza storica. Sulla conoscenza storica e l'attività appunto di conoscenza storica dello storico che lei poco fa ha pronunciato come critica. Sento malissimo, mi scusi, non capisco niente. Pronto? No? Sì. Sì. Si sente? Sì, no, ora sento tutto confuso. Sì, mi dica. Volevo focalizzare appunto sulla questione della conoscenza storica e dell'attività dello storico, che appunto lei ha presagito come problematica. Insomma, se ho ben capito dalle due lezioni fatte ieri e oggi, abbiamo due piani, appunto, quello dell'attività di conoscenza della storia e dell'attività del soggetto che agisce. In quanto appunto l'attività dello storico è in se stessa un'azione, vorrei capire come si possa conciliare appunto la conoscenza storica dal momento in cui l'azione dello storico nel suo fare storia, nel suo scrivere la storia appunto in un certo senso utilizza delle categorie, quindi utilizza il principio di causa per interpretare l'azione dei soggetti storici, in un certo senso individua quindi anche là una razionalità dei soggetti storici e quindi uno scopo della loro azione.
però appunto questa cosa, questa sua attività di indagine, al contempo, nel momento della scrittura della storia, in un certo senso, sovrappone la sua attività a quella che è stata l'attività originaria degli attori storici. Quindi vorrei capire in questa. Ieri avevo poco chiaro, insomma, qual era la relazione, diciamo, appunto, tra le due dimensioni di attività teoretica, quindi di contemplazione dell'oggetto storico, del passato storico, e l'attività che è quella pragmatica degli uomini del presente che fanno la storia. Oggi invece si è spiegato in un certo senso che questa, diciamo questa, che probabilmente, se ho ben capito, è il soggetto storico, insomma, è il soggetto presente che in un certo senso unisce questa dimensione di storicità del soggetto e la sua dimensione invece proiettata come proiezione, insomma. Tuttavia vorrei capire appunto se è sufficiente la soggettività e il soggetto per unire appunto queste due dimensioni, se appunto ho ben capito, ecco. Guardi, credo che non so, forse credo che la questione possa essere disposta in modo molto semplice. Cioè lo storico che è sempre lo storico del suo presente, per forza. Non è che si possa trasferire nell'antica Roma, se fa lo storico dell'impero romano. E qui parla questa lingua, questo linguaggio, in questo contesto, destinato, trattino, condizionato da 10.000 cose, e la sua mente può essere una mente storica, che si rivolge a quel passato, non sto qui a ripetere appunto in che senso va inteso passato, eccetera, eccetera. Perché? Ma perché la sua mente è un Mitzvah. Cioè non è che, cioè, la mente di ciascuno di noi, non c'è la mente dello storico e poi la mente mia che non sono uno storico. Le menti sono tutte storiche, nel senso che tutte sono con. E tutte sono destinate dal loro passato, in parte individuale, archetipo inconscio individuale, in parte collettivo. Linguaggio, il linguaggio è il grande archetipo collettivo. Che cos'è il linguaggio? Non è il grande archetipo collettivo che ci pensa continuamente senza che noi ce ne accorgiamo. Quindi questo è, quindi tutti siamo storici. Poi c'è quello che fa lo storico di professione. E quindi seguirà determinati metodi, eccetera. Ma se c'è uno storico di professione è perché tutti siamo storici, perché storico è il nostro esserci. Perché la metafisica della mente ci dice che la mente è un essere con. E il linguaggio lo sta a dimostrare, dico. E il linguaggio lo sta a dimostrare. Non vi è l'ego cartesiano, l'ego cogito, ma l'ego che parla. E dire ego è già essere in un linguaggio e quindi esserne destinati. Il che non vuol dire che questo destino non sia un procedere verso una destinazione. È quello che ho detto. Quindi che problema c'è? La conoscenza storica, la conoscenza. Prendiamo lo storico storico, la conoscenza storica è un fare del presente. E quindi lo storico agisce nel presente, nel fare storia, nel fare lo storico, agisce nel presente, è una forma del fare del presente. Quando dico storia, storia del presente, lo intendo in questo senso qui, lo storico agisce nel presente, fa storia, lo storico fa storia.
fa storia anche quando studia oggi gli assiro-babilonesi, fa storia, agisce nel suo presente, come tutti noi. Grazie. Bene. Prima di chiudere ci tengo a ribadire appunto che sono felice di tutte queste domande, questa partecipazione, e coloro che purtroppo non hanno potuto porla possono, i borsisti dell'istituto possono effettivamente mandarci le domande e provvederemo, l'istituto provvederà a indirizzarle al professor Cacciari. Poi tengo appunto a ringraziare il professor Cacciari, ovviamente a tutti voi, tutti i partecipanti, perché mi sembra sia stata una due giorni molto ricca, che ha suscitato un vero dialogo. Chiudo sul riferimento alla, effettivamente, a quello che accade dopo i seminari, o prima anche, ma soprattutto dopo. Ecco, quel momento incarnato di cui si continua a dialogare anche così, in maniera conviviale, a conoscersi, ci manca molto, e questa è una delle ragioni, non è l'unica, che ci fa pensare che dovrà esserci una nuova puntata, e questa dovrà essere col professor Cacciari, se lui vorrà, l'anno prossimo. Appena possibile, e questa dovrà essere assolutamente a Napoli. Grazie, saluto tutti i colleghi in particolare, li ringrazio della presenza, ringrazio l'istituto, e ancora una volta nel ricordo molto molto affettuoso e doloroso per la sua mancanza dell'avvocato Marotta. Saluti a tutti. Grazie professore. Grazie mille. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.